Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video sul canale di Fumetto Online per il nostro top della settimana numero 3467 e per andare ad aprire insieme la statuetta di Pippo Gold che viene allegato col topo, visto che sono 90 anni che il nostro amico e amico di Topolino è in giro per i fumetti. Giriamoci e andiamo in postazione. Eccoci con il topo, la statuetta andremo a vederla alla fine come sempre, come tutti gli allegati. E vedremo anche assieme la storia migliore della settimana, che è il finale di Amelia, secondo me. Mi prenderò un po' più di tempo per parlarne in maniera un po' più completa. Per il resto vedremo Pippo e i bracciali di maciste, molto bella di Artivani e Pastrovicchio, che è stata in pole position come storia migliore fino alla fine. Le strabilianti imprese di Fantomius, la notte di Fantomius, episodio 2, molto bella, capovolgimento di fronte, colpi di schiena incredibili. Amelia e le sette streghe vulcaniche, come già menzionato. E gli urbani paperi. Episodio 3, Briganti, si intitola. Quattro storie solo all'interno di questo topo che andremo a vedere assieme. La prima ha qualche menzione da fare. Questa è stata fatta per appunto i 90 anni di Pippo insieme anche alla statuetta ed è di Artibagni e Pastrovicchio. La prima cosa che si nota, la farò notare a voi semplicemente cambiando pagina. Osservate le pagine. E non intendo le vignette, ma proprio le pagine del volume in questo momento, e guardatela adesso. Hanno sostanzialmente dato un tono di carta di giornale vecchio alla storia, perché siamo stati catapultati indietro di non si sa quanti anni, perché naturalmente noi sappiamo che attualmente i personaggi sono nel contemporaneo, quindi nel 2020, 2021, 2022, perché è stato messo all'interno di alcune storie, ma in queste storie non viene specificato il periodo, però comunque capiamo che siamo all'epoca dei corti, i corti di Pippo, Topolino e Paperino assieme, che fanno cose da ragazzi, perché per quanto Paperino a un certo punto sbroccherà dicendo di non essere più un ragazzino, di fatto sono molto più giovane di quanto in realtà li vediamo adesso e attualmente con le storie contemporanee. In questa storia, che è a metà strada tra un DuckTales e una vecchia striscia di fumetti di tempo fa, troverete una storia molto ricca di colpi di scena, molto, devo dire, creativa, e in cui Pippo entrerà in possesso di un'invenzione molto particolare chiamata appunto bracciale di maciste. Prenderà un tendone di un circo in custodia da gestire con tre pulci che si chiamano gemelli tempesta, che sono queste tre pulci che sono pulci ammaestrate da circo, e verranno a bussare, si fa per dire, visto che una porta non ce l'ha il tendone del circo, queste due persone, un uomo sulla sessantina e una ragazza sui 20, che chiederanno appunto di poter stare lì una notte al riparo dalla tempesta. Il signore, l'uomo, darà a Pippo questi bracciali che scoprirà dopo sono in grado di dare una forza immensa. Molto bella, devo dire, ma la cosa che mi fa più ben sperare è che questa diventi, non dico un appuntamento fisso, ma una trovata ricorrente, perché io sinceramente esco di testa con queste storie. Abbiamo esplorato in lungo e in largo il passato di Topolino, Pippo e Paperino, ma questo passato così tanto indietro con questo stile molto raramente. Va un po' in contrasto, perché noi veniamo da Topolino le origini, che ci ha insegnato come in realtà Topolino anche nei suoi primi anni sia stato sempre, abbia sempre vissuto nella civiltà moderna, ma in questi casi invece si fa abbastanza beffe delle regole e dello scorrere del tempo, perché siamo in quelli che sembrano gli anni 30, grosso modo, e devo dire che sono contento, perché questo è lo spirito che voglio. Una parte di storie che si inanellano una dietro l'altra, che creano un'ambientazione, e un'altra di storie in cui sono solo i personaggi, i veri protagonisti, con il carattere con cui li conosciamo naturalmente, però, quindi che non si snaturino da un episodio all'altro, per dire, però che abbiano un'estrema libertà in modo da poter lasciare anche agli autori molta libertà e creatività. Ci vuole un po' di tutto e Topolino offre un così tanto ampio spettro di personaggi che
è perfetto secondo me per fare un'opera del genere. Passiamo oltre, dovrebbe esserci, esatto, direttamente Fantomius di Marco Gervasio. Ormai sappiamo che quando si parla di Fantomius è sempre solo lui, o meglio quasi sempre solo lui all'opera. Il commissario, ormai non più commissario, l'ispettore Pinco è all'opera per far insomma, tornare in auge il buon nome della polizia e anche il suo, perché appunto ci terrebbe a tornare commissario, non vuole buttare via una carriera per niente. Riceve per posta anonima un'immagine di quello che sembra Lord Quackett, anzi quello che è Lord Quackett, vestito da Fantomius che si toglie la maschera. Gli sembra uno scherzo di pessimo gusto, lo manda alla scientifica per farlo identificare, eppure è vero. Tutto torna, secondo lui, le ville in cui potrebbe essersi nascosto, perché comunque c'è il ricordo, non mi ricordo, comunque c'era stata una testimonianza o lui direttamente aveva visto, sì, lui direttamente aveva visto che il rifugio di Fantomio si trova vicino a una grande massa d'acqua che fosse un lago o il mare, e collega tutto dal momento che tutti i possibili posti che coincidono con questa descrizione appartengono a Lord Quackett, e chiude il cerchio: Lord Quackett è Fantomius. Pinco riesce a smascherare, o meglio crede di aver smascherato, perché collega anche Dolly Paprika e Copernico a lui, e si appresta a chiedere al sindaco e anche all'attuale commissario di polizia un aiuto per muovere un'enorme quantità di polizia per arrestare Fantomius, che nel frattempo si trova a Villa Lalla, appunto nella sua villetta vicino al mare. E Copernico esce e Fantomius è in preda un attimo allo sconforto, perché pensa di non essere degno, di non essere così speciale senza gli altri, senza i suoi compagni, senza Copernico e Dolly. E se da un lato ha ragione, naturalmente dall'altro Dolly lo rincuora. E in questa scena, in questa vignetta molto molto bella, una delle mie preferite di questo numero, devo dire, non potevo avere una partner migliore, vedi che sei astuto, con Dolly e Fantomio che si abbracciano in maniera affettuosa, molto molto bella. Però questo abbraccio affettuoso verrà interrotto dal commissario Pinco, che con un buon numero di uomini procede a passi lunghi e ben distesi verso Villa Lalla. Riuscirà il nostro amico Fantomius a scappare dalla morsa della polizia? Diciamo che non è una domanda così scontata, ragazzi. La lascio a voi, non ho intenzione di spoilerarvela, però tanta tanta roba, tanta tanta roba davvero. E passiamo oltre agli Urbani Paperi. Possiamo sorvolare sul titolo della prefazione? Vabbè, gli Urbani Paperi Briganti, titolo che in ogni senso ci porterà ad avere a che fare con gente di pessima levatura, perché se da un lato si erano menzionati i pirati che erano alle porte di, non di Roma, però insomma lì vicino, stavano per arrivare a approdare in Italia e quindi arrivare fino a Roma, dall'altro la città di Roma, l'urbe, è stata presa d'assalto da ladri di ogni genere. Infatti qui, mentre Ottavio Ottimo nipote e i tre nipotini vanno verso casa dei tre nipotini, c'è un furto in atto di una povera ragazza che è stata derubata dall'incasso della giornata. La storia di oggi degli Urbani Paperi, come sempre, è un continuo di collegamenti da una scena all'altra. Ha un diktat da serie TV quasi, con dei tagli di scena molto repentini che non ci stanno male, ma devo dire che trovo interesse in questa storia. La trama, ve la riassumo rapidamente, in questa storia continueranno tutte le varie parti di tutti i personaggi. Uno menziona onorevole a Tizio Caio, che si sta sempre di più interessando alla nipote di Ottavio Ottimo, perché c'è molto interesse, c'è molta intesa tra i due, e appunto chissà cosa succederà andando avanti, questo ancora non lo sappiamo. Ma come vi dicevo, la storia prosegue e a far da padrone, secondo me, sono le tavole che mostrano l'urbe in tutto il suo splendore. Cioè, guardate che roba assurda possiamo trovare in questo numero. Questo è veramente un quadro da prendersi in camera come gigantografia. Ritrae l'armamento della flotta pronta per muovere contro i pirati. E devo dire che mi sta piacendo sempre di più. Mi costa ammetterlo, perché effettivamente
Io non ero un fan della saga degli italici paperi, ora però con gli urbani paperi, potete vederlo anche in quest'altra tavola, siamo in tutt'altro livello, quasi tutte le tavole sono senza margini, ci mostrano delle architetture stupende, dei paesaggi stupendi, seguiamo delle storie che ci portano anche dentro la cultura di Roma. Mi sta convincendo, ragazzi. La trama non è il punto forte, secondo me, perché c'è troppa roba e a un certo punto è anche difficile seguire. Quindi avrei caricato di meno, paradossalmente, la storia. Però sono sempre più convinto. Paradossalmente sono sempre più convinto che abbiano preso la pista giusta come soggetto e come disegni, appunto. Ci sono tante cose che vorrei vedere andando avanti. Anche un semplice riaccorpamento della famiglia dei paperi, però lo vedremo poi. Andiamo in chiusura del volume con l'ultima storia che guarderò per intero, soprattutto il finale, perché c'è una tavola che mi ha lasciato un po' spiazzato e volevo commentarla con voi. Bruno Enna, Roberto Vian, Amelia e le sette streghe vulcaniche, quarto e ultimo episodio. Ci è stato chiesto sotto uno dei nostri video come si fa a capire quando una storia, quanto dura una storia e appunto dove poterlo leggere. La mia risposta è semplice: se non è scritto all'interno della lettera di Alex Bertani, man mano che esce, generalmente le informazioni vengono date all'inizio, quindi col primo episodio che esce, non lo trovate finché appunto non comprate il volume, c'è scritto magico finale o ultimo episodio, o avete capito. Tipicamente le storie durano 2 o 4 episodi, molto raramente durano 3, anzi molto raramente durano 5, ancora più raramente durano 3. E poi può succedere che durino 6 o più, ma quelli sono dei casi in cui insomma andiamo in campi molto 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 ristretti. Ma torniamo al centro dell'argomento. Si sono verificate delle apparizioni in giro per il mondo, cioè dell'Indonesia, della Tanzania, anche in altri luoghi, e tutti stanno speculando su che cosa potrebbe essere. Naturalmente noi sappiamo che si tratta dei combattimenti tra streghe su nel cielo di notte, dove appunto Circe e Rangi stanno non so se stanno combattendo o se stanno chiacchierando, dialogando, parlano di Irma e del suo piano di recuperare tutte le monete. Mentre dall'altra parte, Paperopoli, Amelia e uno dei tre Paperotti che in questo momento non riesco a distinguere, mi scuserete, dovrebbe essere qui ma non mi ricordo, e Paperone naturalmente stanno tornando verso il deposito, che però ha gli allarmi inseriti perché Battista è riuscito a risistemare il deposito e ora ha riattivato gli allarmi. Paperone cerca di farsi aprire, abbassa le difese esterne e lascia attive solo quelle della numero 1, però Battista ci fa una mossa inaspettata. È una cosa che io non ci avevo mai pensato effettivamente, perché non si era mai presentata l'opportunità, e devo dire che questo è un concept, un'idea geniale. Bruno Enna ha avuto, oddio, in realtà non ricordo se era Bruno Enna a essere sceneggiatore, ma direi di sì, esatto. Bruno Enna ha trovato un bellissimo espediente per farci vedere quanto la storia della difesa contro le streghe sia radicata e come anche al di là della banale funzione di sceneggiatore ci possono essere delle regole che si applicano anche quando non le vediamo applicate contro Amelia. Per esempio, temo di non poterlo fare, signore, cito il manuale di protezione del deposito, chiunque si accompagni con strega deve essere trattato alla sua stregua. Potrebbe essere vittima di un incantesimo e per quanto Paperone cerchi di assicurare Battista, non c'è modo di convincerlo. Dall'altra parte del mondo, intanto, nella caldera di Yellowstone, Irma sta parlando con le altre due streghe che sono rimaste e parte verso casa della zia della nonna di Amelia e riesce a reperire le informazioni e ad arrivare davanti al deposito. Qui c'è una parte in cui il nipotino dovrebbe essere qui, ok, ci avevo visto giusto, qui è riuscito a entrare dentro il deposito e far saltare la corrente in modo da entrare, da far entrare la meglia. Battista viene legato, chiede scusa a Paperone, ma non c'è assolutamente nulla di cui scusarsi, ha fatto del suo meglio, e a un certo punto arriva Irma.
davanti al deposito, pronta a prendersi le monete. Ragazzi, vado in parte spoiler perché adesso è doveroso e mi dispiace spoilerare il finale così, però c'è una tavola davvero troppo strana e troppo particolare per lasciarla lì indietro, ve ne devo parlare assolutamente. Parte spoiler, per chi non dovesse averla letta, ci vediamo direttamente alla fine del video, chi invece l'avesse letta può continuare come nella mia analisi. Ok, siamo in parte spoiler, la storia prosegue con Irma che mostra i nipoti e Pico intrappolati dalla magia delle altre streghe, mentre appunto Irma sta minacciando di togliere di mezzo Pico, Paperone cede e dice: va bene, mi hai convinto, di già, eppure hai la fama di essere un osso duro, intendevo, mi hai convinto ad abbassarmi al tuo livello. Paperone schiocca le dita e appaiono le altre streghe, tutte le streghe rimanenti appunto sono 7, quindi appaiono le altre 4, pazzesco, so fare i conti, e iniziano a parlare, soprattutto perché Irma dice che è stato instillato in loro il germe del tradimento e soprattutto che non le importa nulla di loro, gli interessa solo di ottenere il potere dell'amuleto, e in quel momento tutte le streghe si rivoltano contro di lei. Qua Irma dice una frase da cattivo che però ho trovato poco cioè non è scontata, devo dire. Credete che davvero l'unione faccia la forza? Tenetevi la vostra ridicola unione, perché da adesso in poi la forza la prenderò tutta io. Quando un cattivo usa il cervello e la forza bene e non diventa solo un cattivo da legnare male perché è troppo stupido per capirsi di quali mezzi ha a disposizione e come usarli. Sa perfettamente Irma che le streghe vulcaniche prendono energia dalla terra e Irma si prende tutta l'energia dalla terra dalla collina Mazzamotori e la scaglia contro le streghe, facendole svenire praticamente. Dopodiché si getta l'inseguimento di Amelia con le mani, gli occhi di magma e arriva su questa nave mercantile dove c'è sopra Amelia. E qui lo spoilerone proprio enorme. Qui si parla del potere stregonesco di Amelia, perché appunto le altre 7 streghe sono streghe vulcaniche, quindi prendono il potere dalla terra, mentre Amelia è una strega oceanica. E questa è una cosa che non ricordavo quantomeno, e in questa tavola Amelia dice una cosa: non prendo la mia energia dalla terra, ma dal mare, e in questo momento ci troviamo in mare aperto. E dicendo questa frase, scatafascia, capotta dentro il mare tutta la porta container, Irma compresa. La butta a mare e riesce a intrappolarla perché le sue mani con l'acqua salata hanno fatto effetto. E si sono saldate praticamente, la lava si è saldata. E riporta indietro Irma intrappolata e fa per consegnare le monete che in tutta la sua faticosa carriera di 60 anni, perché viene anche detto dopo che sono 60 anni che prova a prendere la moneta Paperone, vuole provare a consegnare le monete alle sorelle, le quali però decidono di lasciare a lei. Ora, il finale è questo, mi soffermo un attimino, sono soddisfatto, tanti colpi di scena, tanta lore, tanta caratterizzazione dei personaggi, un cattivo che mi è piaciuto, Irma, io spero di ribeccarla prima o poi perché è cartunesca, quindi guarda come sono malvagia, però usa anche il cervello, usa anche dei metodi intelligenti e non decide solo di andare a forza bruta con zero intelligenza. È stato un cattivo difficile da affrontare anche per Amelia, che ha dovuto spomparsi praticamente per riuscire a metterla fuori combattimento, però appunto volevo soffermarmi un secondo su questa tavola. Allora, Amelia, che ormai l'avevamo visto e ne abbiamo parlato anche a più riprese, ultimamente i cattivi ricorrenti di Paperino, Zio Paperone, Topolino, eccetera, non erano più cattivi, ma ultimamente sono diventati un tantino più spinti. Da quando ho letto la storia in cui Minnie era stata chiusa nello sgabuzzino con le balestre puntate che l'avrebbero probabilmente bucherellata se non fosse stata per la sua prontezza di riflessi, anche adesso diciamo che non c'era un rischio incredibile per le due streghe, ma per tutto l'equipaggio della nave direi di sì. Però appunto questo è il bello dei fumetti, no? C'è
dell'esagerato apposta perché non sono reali. Però è un passo molto netto dalle scorse storie di Amelia, da quello che faceva lei, a questo. E devo dire che mi piace tantissimo, mi piace troppo. Mi ha lasciato un po' sbigottito, sono sincero. Ditemi voi cosa ne pensate di questo finale incredibile. Peraltro, chiudiamo la parte spoiler, se no ci dimentichiamo. Alla fine della storia delle streghe c'è anche un approfondimento di un altro stregone che andrò a vedermi tra poco, sono in hype. Lo faccio solamente perché io sono interessato all'universo Marvel e spero di non rimanere troppo deluso. Benvenuti nel multiverso. Andremo a vedere Doctor Strange, appunto, nel multiverso della follia. Vedremo. Che cosa, tra l'altro dedicata anche la terza di copertina a Doctor Strange. Vedremo che cosa ci riserverà il futuro, un po' già ne sappiamo. Area 15, sipario, primo e secondo atto. Pippo Spot, corso di pubblicità, sopravvivi con Indiana nel deserto. Archimede, il profumo dei guai, gli urbani paperi, episodio 4, Annus Confusionis. Chiedo scusa a tutti gli amici studiosi di latino, ma sono pessimo, non ho mai studiato latino in vita mia. Questo è il prossimo volume che ci aspetta. Apriamo rapidamente la statuetta. Spero di non aver bisogno delle forbici anche in questo caso, perché sennò vado a nascondermi nei meandri di qualche vulcano per rimanere in tema con l'ultima storia che ho recensito. Nel mentre, ditemi anche voi, intanto, oh, che credi che non ti ho visto? Grazie del like e grazie dei commenti, perché io sono sempre molto contento quando mi lasciate i vostri commenti, soprattutto quando mi dite. In particolare saluto Silvia, che è una commentatrice assidua e spesso mi fa sapere le sue impressioni sulle storie. Sono sempre molto contento di sentirla, ha delle opinioni molto interessanti. Io nel mentre sto facendo fatica a pelare questa statuetta, ok, ce l'ho fatta. Eccola qui, è più grande delle altre, ma direi gioco forza perché Pippo è alto 1,80 m e passa. È molto carino, dorato, luccicante, in una posa che sembra dire Hulk da solo. E niente ragazzi, questa era l'uscita della settimana, grazie per aver visto il video fino a questo punto. L'uscita viene a 3,20 € con la statuetta in omaggio. Io vi ricordo ogni giovedì dopo della settimana, la domenica il Fumetto Update ogni 2 settimane per annunciare video che escono durante la settimana per tenerci compagnia e come sempre vi auguro una buona giornata o una buona serata.